Adesso è arrivato il momento dell'ultima puntata del Coro Venturini. Eh sì, è l'ultimo giorno a malincuore, annunciamo questo ultimo scorcio settimanale col Coro Venturini di Tagliacozzo all'interno del Teatro Thalia, che spesso e volentieri ovviamente ospita eventi molto molto più seri appunto di caratura nazionale. Noi rimaniamo all'interno della nostra regione per l'ultimo appuntamento settimanale con il Coro Venturini, che ovviamente cantando, e non solo cantando ma anche ballandoci, offre uno scorcio ulteriore dalla nostra Abruzzo. E allora gustiamoci insieme l'ultimo approfondimento.
E allora è terminato il nostro tour a Tagliacozzo. Abbiamo ascoltato i meravigliosi brani della corale Luigi Venturini di Tagliacozzo e siamo con il direttore Monica Tortora, un po' stanca giustamente. Da tenere a bada questi ragazzacci. Certo, non è semplice, buonasera, riuscire ad articolare tutto quanto uno spettacolo. Uno spettacolo che abbraccia più cose, da quello che è il canto, la scenetta e i balli. E soprattutto quando poi ci sono dei giovani e per fortuna ecco da un anno a questa parte si sono avvicinati un bel po' di ragazzi. Diciamo pure che è molto difficile, no? Perché le realtà di altri cori, io insomma conosco diversi direttori di cori folcloristici, abruzzesi e non, e tutti quanti insomma si lamentano, se vogliamo usare questo termine, dell'allontanamento dei ragazzi di oggi, perché attratti da quelli che sono i social, la musica diciamo leggera, se vogliamo, e si stanno in qualche modo allontanando da quelle che sono le tradizioni, quindi il folklore, che comunque è la nostra storia, no? Se vogliamo è la nostra storia. E ultimamente, ecco, grazie anche a degli elementi del coro, quindi genitori che cantano appunto nel coro, si sono avvicinati prima i loro figli e poi pian piano gli amici. E questo è importantissimo per noi perché è linfa per il coro, sia per le voci, ma soprattutto, come dicevo appunto prima, per quella che è la danza. E quindi dal saltarello, ecco, Citte Citte, che piace molto, sì, ai ragazzi, e così altri brani. Cantati, come dicevo, e danzati. E poi ecco l'altra cosa importante è farli avvicinare al coro, ma un coro folcloristico con quattro sezioni. Quindi quattro sezioni, tenori, bassi, soprani e contralti. Perché questo? Perché di solito se cantiamo delle melodie che comunque conosciamo, no? Del posto. Ecco, se pensiamo alle canzoni di Venturini, tutti i tagliacozzani le conoscono, anche i più piccolini, perché si tramandano oralmente, quindi si sentono dai nonni, o perché casomai si fa una serenata, no? Anche qui si usa spesso fare le serenate alle spose, e con il fisarmonicista si improvvisano appunto queste melodie, che sono comunque sempre belle. Un conto appunto cantarle ad una sola voce, è un conto invece poi sì, realizzare un'armonizzazione a quattro voci. La dote, no? Beh, del maestro, che sì, deve un po' incastonare il tutto. E diciamo pure un po' di pazienza, perché di pazienza. Curare quella che è l'intonazione, le note, il controcanto, e insomma è complicato. Un buon lavoro si deve fare. È complicato. Sì. Sì, sì. Direttore, le chiedo, per un coro del genere, per uno spettacolo del genere, di solito settimanalmente quante prove effettuate, quante volte vi incontrate? Dipende ovviamente dall'impegno del momento. Certo. Però ecco, di solito per mantenere un livello medio alto, quante prove bisogna fare durante la settimana? Noi durante il periodo invernale facciamo comunque una prova fissa tutti i mercoledì sera, ma si fa prima una prova con le danze, e poi dopo un'ora e mezzo di prove di danza si fanno quelle con il canto. Quando ci sono delle esigenze particolari, anche dei concorsi, delle rassegne, allora ci vediamo anche due volte a settimana. Perché e non si può sbagliare. No, assolutamente. E inseriamo anche le scenette, quindi i dialoghi, si devono interpretare molti personaggi, no? Che in qualche modo
raccontano quelle che erano delle situazioni particolari, come ad esempio la sposa, oppure Capamela, la ragazza che aveva in mano questa mela e che comunque doveva vendere le mele, la lupinara che andava in giro per il paese appunto con queste, queste lupini, e quindi c'è un bel da fare, richiede impegno, questo sì, però voglio dire, è un impegno piacevole. Io dico sempre ai ragazzi, anche a scuola, dico avvicinatevi al canto, state insieme, perché comunque si socializza, fa bene ragazzi. O almeno provate, poi almeno se non provate, vi piace, certo, si prova, e poi se proprio non va, pazienza, insomma. Tanto capricciosa, con me da sto a zinzera non va. Vedere mi nome se lo da cosa, quando vede potrei camminare. Alla mia sinistra c'è non il ragionier Fantozzi, ma il fisarmonicista Giovanni Fantozzi. Ho capito, ma io dovevo cogliere al volo la battuta, insomma. Meraviglioso strumento, questo è l'organetto abruzzese classico che io amo alla follia. Purtroppo, maestro, non sono mai riuscito a raggiungere i suoi livelli, ma col tempo, insomma, ci si riesce. Ci proverò con un po' di impegno. Ecco, quanto è complicato a livello strumentale dovere andare dietro e forse anche a volte correggere qualche mancanza a livello vocale? Sì, punto interrogativo. Quello magari succede, ma penso comunque a tutti i cori succede, certo. Sia per quanto riguarda la parte del canto che quella del ballo. E poi magari appunto con l'esperienza si riescono a superare queste cose, perché appunto riesce a correggere quelle imperfezioni che magari il pubblico nemmeno percepisce delle volte. Però voi lo sentite, perché noi, alla base sì, c'è certo, un forte allenamento. Però, certo, cerchiamo di coprire queste cose. Personalmente, lei ama più suonare l'organetto o la fisarmonica? Immagino la seconda, però le lascio la risposta. È azzeccato. Ecco. Ho iniziato a 9 anni con la fisarmonica. E poi con il tempo sono passato anche all'organetto. Però è passato all'organetto perché c'era bisogno di questo tipo di strumento, oppure perché effettivamente dentro sentiva la passione di voler provare un qualcosa di forse più tradizionale, e che si utilizzava di più anche per chi forse non aveva studiato musica, no? Perché a orecchio questo è uno strumento un po' più semplice da usare. Esatto, sì. Anche perché rispetto alla fisarmonica magari l'organetto ti dà la possibilità di ascoltare subito la piccola melodia, certo, diciamo, no? Certo. Prima sì, era uno strumento che si tramandava di generazione in generazione ad orecchio. Adesso comunque sono subentrate altre tecniche, infatti ci sono anche diversi concorsi nazionali dove, certo, i ragazzi esibiscono
e quindi si è molto evoluto rispetto ad anni fa. E questo è uno strumento, mi passi il termine, moderno, di recente costruzione, oppure, perché queste sono cose che si ereditano, io ad esempio le ho ereditate dai miei nonni, da mio papà e da altri familiari. No, questo qui è, diciamo, di recente costruzione, però diciamo per quanto riguarda il legno, la fattezza dello strumento comunque, diciamo, è simile a quelli che si usavano, certo, qualche anno fa. A livello ricordi, insomma, anche lontani, quando questo strumento esce dai confini non solo regionali ma anche e soprattutto nazionali, che impatto ha? Questa è una curiosità che non ho mai chiesto a nessuno, nel senso, ci sono anche degli organetti in altre parti del mondo che evidentemente hanno caratteristiche tecniche diverse. Sì, questo sì. Che impatto dà? Sicuramente la curiosità, perché sentire uno strumento che magari all'estero non hanno, comunque è una cosa che ti curiosisce. Come, certo, noi magari quando andiamo all'estero ascoltiamo qualche altro strumento che non abbiamo noi, e quindi comunque la curiosità di ascoltare e di vedere le caratteristiche ci sono tutte. L'obiettivo di Giovanni Fantozzi qual è? Non so se affamiliare all'interno del coro ai quali tramandare appunto questa tradizione, oppure se è uno dei suoi obiettivi, perché insomma questo coro non deve mai, come posso dire, morire artisticamente parlando, ma deve continuare appunto a vivere. L'obiettivo è già da un bel po' che si è avverato, diciamo. Ho un figlio che ha 23 anni e da quando aveva 3 anni che sta dietro a me. Io sono 26 anni e faccio parte del coro Luigi Venturini, quindi abbiamo condiviso comunque viaggi all'estero, quindi Ungheria, Grecia, Spagna, Germania, esatto, internazionali, anche in Croazia, dove ho conosciuto anche un amico carissimo che è Paolo Bernabei, quindi dall'Abruzzo ci siamo andati a conoscere in Croazia, quindi il folklore è bello anche per questo, appunto. E lui ha generato tutto questo movimento, poi, esatto, se è positivo o negativo, lo scopriremo solo vivendo, qualcuno, ecco, assolutamente sì. Maestro, il sogno nel cassetto del direttore qual è? Allora, è quello di portare avanti assolutamente il coro nel miglior dei modi e partecipare a quelli che sono spettacoli non solo abruzzesi, nazionali, quindi portare fuori, ecco, queste tradizioni e, perché no, partecipare anche a dei concorsi importanti. Prima del Covid ne abbiamo fatti diversi, anche con buoni risultati, quindi insomma, perché no? Farne sognare altri. Sognare non costa nulla. No, anzi. Sognare bene, va non bene, costa sognare. Nulla. E se posso aggiungere in chiusura di puntata, in chiusura di settimana, non costa assolutamente nulla, anzi ci guadagnate solamente guardare Rete 8, guardare di pomeriggio, non servono abbonamenti, non servono iscrizioni, insomma basta solamente digitare l'1 e lo 0 sul vostro telecomando per continuare a seguire la nostra programmazione, ovviamente non solo quella di pomeriggio. Da Lorenzo Valeriani è davvero tutto per il tour qui a Tagliacozzo, dal Teatro Thalia un calorosissimo saluto e mi raccomando, io lo dico spesso in questo periodo, mangiate con attenzione, responsabilmente, bevete soprattutto responsabilmente, siamo in Abruzzo, ma soprattutto festeggiate col cuore davvero le migliori feste di Natale e non solo, perché siamo in prossimità del 2024 e speriamo, maestro, che sia migliore, speriamo, di quello precedente. Certo. Buona serata, buonasera, grazie ancora. Buonasera. L'olio scollate di crapitto e di crapitto per comparì domenica di pelle. Non mi pensavo mai, l'amore è ben giorno, comincia ad assettare, aspetta il mio giorno. Io vedi che peuzzo delicato, peuzzo bello.
sera domà, e a noi ben giorni, con tutta la seta. Oh, che misura giusta è!